questo è il corpo? Sì, dottore. Alla polizia sono particolarmente ansiosi che la causa della morte venga determinata al più presto. È un peccato. Era una donna molto bella. È odioso fare un'autopsia su una bella donna. Non ha alternativa, dottore. Molto strano. Non ci sono segni di violenza. Cosa sospettano, veleno? Ha qualche idea? A quanto ho capito, dottore, le autorità sono completamente all'oscuro di come sia stata uccisa. Conoscono il movente, sanno anche chi è stato ad ucciderla, sì, ma non... Sì, questo non ci interessa. Il nostro compito consiste nello scoprire cosa l'ha uccisa. Tuttavia, ci si domanda spesso quale possa essere stato l'ultimo pensiero troncato dalla morte. Di cosa stava parlando? A cosa stava pensando? Ah, sei qui. Mi hai trovata finalmente. Lo so che vuoi uccidermi, ma ti avverto. Non avvicinarti. No, no, ti prego. Non lo fare. Ah! No, no, ti ho detto che non voglio la benda. Ma perché, Laura? Non capisco perché sei contraria alla benda. Forse ho capito. Ti ricorda qualcosa, vero? Cosa vuoi dire? Oh, niente, Laura, niente. Perché non ti sdrai di nuovo e mi lasci finire la visita? Non stai bene, lo sai, hai un forte esaurimento. Che cosa intendevi dicendo che la benda mi ricorda qualcosa? Se non lo sai tu, come posso saperlo io? Non puoi prendermi sempre in giro, dottore. Io lo so che cosa pensi di me. Davvero, Laura? Allora dimmelo, perché io non lo so. Proprio non so cosa pensare di te. Sei intelligente, ma io sono più furba di te e di quello stupido di tuo figlio. Da quanto tempo sei sposata con Warden? Da troppo tempo. E perché non gli concedi il divorzio? Te l'ha chiesto molte volte, no? Gli concederò il divorzio quando starò meglio. Capisco. Non temo quello che tu o chiunque altro possiate fare. Cos'è quello? Il tuo cuore batte come un martello impazzito. Dovresti allentare questo stato di tensione nervosa. Cos'è questo rumore? È solo un ramo che sbatte contro la finestra. Ora, mia cara Laura, se vuoi davvero che ti aiuti, devi spiegarmi bene di che cosa hai paura. Te l'ho già detto, io non ho paura di niente. So cosa sta succedendo. Voi state cercando di spaventarmi, ma non funzionerà. Resterò qui fino alla morte. In quello che hai detto c'è più verità di quanto sospetti. Laura, ti prego di non dare a mio padre altri problemi. Non voglio che lo minacci, mi hai capito? Ma bravi, siete così astuti. Scommetto che volete restare soli. Non pagherà per i miei errori. Cosa hai intenzione di fare? Mi piacerebbe solo... Ti piacerebbe strangolarmi, non è così? Solo che non hai abbastanza coraggio. Ecco, questa è l'unica cosa che mi hai dato. Puoi anche riprendertela. Ha ragione. Gliela diedi quando ci sposammo. È l'unico regalo che io gli abbia mai fatto. Ward, a me puoi dire cosa hai intenzione di fare con Laura? Cosa posso fare? Non mi lascia, non vuole concedermi il divorzio. Beh, le cose non possono andare avanti così. Insomma, si può sapere cosa... Che cosa gli è successo? Non lo so. Non era così finché non ha cominciato a ricevere quelle lettere, ricordi? Sì, ha senz'altro qualcosa a che fare con quelle lettere. Sì, ma poi quando hanno smesso di arrivare... Che c'è, Elizabeth? C'è una paziente, dottore, la signora William. William? Così mi ha detto ed è vestita in modo davvero particolare. Non posso ora, dille di prendere un appuntamento. Quello che è successo non deve interferire con il tuo lavoro. Sì, falla entrare tra qualche minuto. Certo, dottore. Oh, già c'è Bill Raymond, vuole vederlo? Chi è? Quel suo sorvegliante che va in giro sperando che accada un omicidio. Oh, sì, sarà venuto per un controllo. Mi raccomando, d'accordo? Sì. Elizabeth? Sì? Questa è per te. Oh, santo cielo. Grazie, signor Ward. Ma questa non appartiene alla signora? No, non più. È tutta tua. Non si arrabbierà, vero? Non voglio avere problemi, sa com'è lei. Lo so, tutti lo sappiamo. Tienila pure, non preoccuparti. Ora vai, Elizabeth. Sì, dottore.
Hai commesso un errore fatale con lo sposare Laura. Sì, lo so. Non crederai che possa sopportarlo per sempre. No, non lo credo. Ma non credo neanche che sarà necessario. Hai un piano? Penso che sarebbe meglio se tu lasciassi fare tutto a me. Quel giorno ci fu una misteriosa visita per il dottor Vanille. Ah, ora ricordo, signora William. Ho parlato con lei stamattina al telefono. Mi dispiace, non posso aggiungere niente a quanto abbia già detto. Oh, ma certo, dottore. Non intendo assolutamente insinuare che qui stiano accadendo strani avvenimenti. Non ci sono, signora William, e presumo che non ce ne saranno. Tuttavia, dottore, da come lei mi è stato descritto e da come questo luogo mi è stato descritto, sono più che certa di essere nel posto giusto. E posso chiederle da chi ha ricevuto queste descrizioni? Da un amico, dottore. Un nostro comune amico. Elizabeth, tu sei la donna che amo. Non possiamo essere amici. Smettila di starmi dietro con i tuoi grossi piedi ovunque vado. Ho molte cose da fare. Oh, cara, è meraviglioso soltanto guardarti, vederti occupata, osservarti mentre lavori. Non esiste poliziotto al mondo che non ami guardare mentre gli altri lavorano. Ah. Signora William, deduco dalla nostra conversazione che lei è venuta a conoscenza di fatti riguardanti il mio passato. Una sola persona può averle dato queste informazioni. Ed è mia convinzione, sì, e anche mia speranza, che quella persona sia morta. Ma mi lasci dire che se anche fosse viva io non mi sottoporrò mai al ricatto né di lei né di nessun altro. Lei mostra un grande coraggio nonostante la posizione in cui si trova. Non ho alcuna intenzione di ricattarla. Sono venuta qui sperando nella sua collaborazione, che lei si rifiuta di darmi. Quindi possiamo chiudere qui questo discorso. Grazie. I miei omaggi, dottore. Poi arrivò una sinistra coppia. Sono lieto che lei abbia aperto la porta. Se avesse aspettato un solo secondo di più, Indigo e io l'avremmo aperta a calci. Sì, signore. Signore, c'è come un'aria di inquisizione nei suoi occhi che offende la mia profonda natura. C'è in lei qualcosa che mi suggerisce Scotland Yard, o i flic francesi, o i carabinieri italiani, o la polizia turca ed altri servi della legge. Io credo che lei sia un poliziotto. Sì, come l'ha capito? Credo di essere nella casa del dottor Joseph Vanille. Sì, signore. Voglio dire, signori. Oh, non sia imbarazzata con Indigo. Ne resterebbe solo offeso. Vai, coraggio, Indigo. Mettiti pure a tuo agio. Abbiamo un bell'albero in giardino, ma non ha le noci di cocco. Te l'ho detto mille volte di comportarti in maniera educata. Vuoi dare ascolto ai miei consigli? Perché ti comporti così? Il mio piccolo amico è sordomuto. Non può sentire e non può parlare. Ma legge le labbra. E vi consiglio di non dire nulla che possa dargli fastidio. La sua pazienza è poca, infatti. Suppongo che questo sia l'ufficio privato del dottor Vanille. Sì, signore. Chi devo annunciare? Mia piccola ragazza. Se la mia presenza venisse annunciata, dubito che sarei ricevuto in alcun posto. Mi dispiace davvero, ma il dottore non riceve senza un appuntamento. Davvero? Beh, io ho un appuntamento con lui da almeno 20 anni. Sono certo che mi riceverà. Dottore! Dottore, sta entrando qualcuno! Mio caro dottore, è proprio il caso di dire che la tua casa è il tuo castello, protetto da innumerevoli schiavi. Così sei tu, Leonide. Lo sospettavo che saresti apparso dal nulla come una delle tue stesse illusioni. Mio caro Joseph, vedo che non sei cambiato affatto.
Hai conosciuto il mio amico, il signor Raymond? Raymond? Ah, Raymond. È senza dubbio parente del grande mago dallo stesso nome. Il signor Raymond è il nostro sorvegliante privato. Lui tiene d'occhio per noi tutto il circondario e soprattutto le persone che entrano qui. È davvero un'ottima idea, mio caro Joseph. Una guardia del corpo ai tuoi esclusivi ordini. Beh, voi siete dei vecchi amici, si vede proprio. Oh sì, vecchi amici. Allora forse volete restare soli a parlare dei vecchi tempi. Un ottimo suggerimento. Grazie, signor Raymond. Non mi allontanerò molto, dottore. Beh, ci vediamo, signor Leonide. E non tiri fuori altri omini dal suo cappello. Che cosa ti porta da me dopo tutto questo tempo? Il lungo braccio della coincidenza, Joseph. Semplicemente il lungo braccio della coincidenza. Non sei felice di rivedermi? No, non posso dire di esserlo. Tu con il tuo passato e io, che cosa abbiamo in comune? Sempre sincero, cugino Joseph. Come quando eravamo dei piccoli uomini. Ti comporti come se nessuno avesse salvato la tua carriera. Come se tu avessi preferito dire la verità e rovinarti. Che cosa vuoi adesso, Leonide? Qualche giorno di ospitalità, mio caro Joseph. Niente di più. Chiedo forse troppo a mio cugino? Devo rivolgermi altrove? Ricordati che eravamo d'accordo di non considerarci più parenti. Acqua passata, mio caro. Io ho intenzione di dimenticare e ti suggerisco di fare anche tu lo stesso. Ormai sei invecchiato e quello che dici potrebbe essere vero. Non voglio portarti del rancore, ma tu non fare niente che possa farmi pentire della mia azione. Hai la mia parola. Ora puoi mostrarmi la mia camera? Ah, dimenticavo. Ho qui con me un compagno di viaggio dal quale sono inseparabile. Chi? Indigo, un nano, anzi un piccolo uomo. Si attaccò molto a me quando perse il suo padrone. Non hai obiezioni, vero? Perché mai dovrei? Già, giusto. Molto bene. Avrai la camera accanto a quella di mia nuora. So già che ti piacerà. Oh, sì. La signora mi è stato detto che non sopporta assolutamente di avere gli occhi bendati. Una fobia di origine molto interessante. Oserei dire qualcosa che dà da pensare. Quella notte mio marito mi interrogò circa il mio passato. Cugino Leo! Oh, mio caro Ward, lusinghiero che ti ricordi di me. Come potrei dimenticarti? Cosa fai qui? Sono semplicemente in visita. Volevo rivedere la vecchia casa colonica. Hai visto mio padre? Sì, mi ha ricevuto a braccia aperte, se vogliamo dire così. Purtroppo sei capitato in un pessimo periodo. Abbiamo avuto dei problemi. Ragazzo, i problemi e io siamo una cosa sola. Suppongo ti riferisca all'affascinante signora che si trova nella stanza accanto alla mia, giusto? Beh, sì, Laura. Non l'ho conosciuta, ma non vedo l'ora di averne il piacere. Vorrei parlarti un momento. Va bene. Forse tu puoi aiutarci. E come, ragazzo mio? Tu sei stato dappertutto. Eri in Europa durante la guerra. Vorrei mostrarti una cosa. Potresti essere la persona giusta. Beh, se posso essere d'aiuto. Hai mai sentito del duo di fantasisti René e Lauretta? Temo di no, Ward. E comunque io... Deve essere esistito, guarda. René e Lauretta. La danza della maschera verde e la chambre verte a Parigi. Sala verde. Sì. Il volto dell'uomo mi sembra leggermente familiare. Posso chiederti dove hai preso questa foto? Io... La domestica Elizabeth l'ha trovata nella stanza di Laura. Mi dispiace, allora io non posso aiutarti.
Io sono stato spesso alla Chambre Verte e non ho mai incontrato queste persone. Non le ricordo affatto. E sono stato in molti club durante l'occupazione. Sono sicuro che la ragazza con la maschera verde in questa foto sia Laura. Perché questa certezza? Chi può sapere cosa c'è dietro a una maschera? Se le figure in questa fotografia potessero prendere vita. Vorrei sapere chi è l'uomo. Potrebbe davvero essere chiunque. Chiunque. Con tutto quel trucco potrei anche essere io. Vorrei che non ci scherzassi su. È una cosa seria. Certamente. Ma mettiamo che tu riesca a scoprire chi è l'uomo nella foto. A cosa servirebbe? Io ho l'idea che se l'uomo di questa foto uscisse fuori, scoprirei di non aver mai sposato Laura. Oh. Pensa a ciò che ti ho chiesto. Te ne sarò riconoscente. Ne sono sicuro. Lo terrò in considerazione e forse, chi lo sa, mi verrà in mente qualcosa. Senti, non vuoi lasciare a me quella fotografia? Per un ulteriore studio. Potrebbe essere l'incentivo che occorre alla mia memoria. No, grazie. La terrò io. Come desideri. Lauretta, 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 ci puoi scommettere che l'uomo in verde ti prenderà in fretta. Indigo. Il mattino seguente mi riservò una macabra sorpresa. Chi è? Sono io, signora. Che cosa vuoi? È per la posta, voleva sapere quando arrivava. C'è niente per me? Sì, signora. Mettila sotto la porta. Non posso, è un pacco. Che cosa c'è? Non lo so. Non è buona educazione aprire la posta degli altri. Questo non ti ha mai fermata. Cosa intende con questa osservazione, signora? Oh, sta zitta e vattene. Non vuole che l'aiuti? No, non voglio, vattene. È indirizzato a lei e c'è un avvertimento. Fa attenzione all'uomo con la maschera verde. Signora, chi è stato? Da che parte è andato? Vada via! Vada via! Ma l'ho sentita gridare. Speravo fosse un omicidio, almeno. Sparisca, non c'è niente per lei qui. Ma non capisce, io devo sorvegliare su di lei. Sono pagato anche per questo. Pagato? Sì. Io sono Bill Raymond e lavoro qui come sorvegliante privato. Speravo che ci fosse stato un caso di omicidio, così avrei potuto risolverlo e riavere il mio lavoro alla sezione omicidi. Niente di personale, ovviamente. Chi le ha chiesto di dire a me queste cose? Ma nessuno, nessuno mi ha detto niente. Io stavo soltanto aspettando qui fuori il dottor Vanì e l'ho sentita gridare. Lei è amico di quel dottore pazzo e di suo figlio? Pazzo? Non direi esattamente così. Il dottore è un buon diavolo. A lei piacerebbe se le dessero della pazza? Io non credo. Può anche riferir loro che non ho paura di venire uccisa da lei o da chiunque altro. No, io non credo che abbia paura. Beh, tuttavia, se lei venisse uccisa e io scoprissi chi l'ha fatto, sarebbe niente male per me. Vatton! Vatton, vite! Vite, cochon! Io non le direi questo neanche se sapessi che cosa significa. Ora vuole andarsene? Va bene, accetto il suggerimento.
Ha una bella pistolina in mano, eh? Vada fuori! Sì, me ne vado, ma non accorrerò se dovesse urlare di nuovo. Saprò che è una farsa. Ebbi paura e la mia mente cominciò a vacillare. Elizabeth, mio dolcissimo amore, ma dove sei? Chi ti ha dato quella scatola? Non so di che cosa stia parlando. Bugiardo, hai frugato tra le mie cose. Che cosa hai fatto io della foto? Io non l'ho vista. È l'ultima volta che mi mette le mani addosso. È l'ultima possibilità che ti do. Io gliel'ho detto, non lo so dov'è la sua foto e non so di cosa stia parlando. Tu frughi nelle mie cose e apri la mia posta. E di notte bussi alla porta. Non dia la colpa a me. Io non ho toccato mai niente di suo. Questa è la mia vestaglia. Dove l'hai presa? La stavo provando. Me l'ha data il signor Ward e ha detto che lei non la voleva più. Te lo dirò io se c'è qualcosa che non voglio. Sta zitta, è solo un manichino. Un manichino? Ma dove ha preso questa roba? Non mi dirai che non sai niente neanche di questo. Era nella scatola, vero? Nella scatola che le ho portato, non è così? Non c'erano francobolli, com'è arrivata? Non lo so, è suonato il campanello e ho pensato che fosse il postino. Ho aperto la porta e l'ho vista per terra nella veranda. Stai mentendo? No, non mi dispiace dire una bugia ogni tanto, ma non sto mentendo, ora davvero. Cercano di spaventarmi. Non me ne andrò. No, ma io sì. Vieni qui. Tu e il signor Ward siete intimi, vero? Intimi? Già, tu sai tutto di lui. Si è innamorato di qualcun'altra, chi è? Non lo so, non io. Lo so che non sei tu. Conosco i suoi gusti. Si innamora sempre dello stesso tipo. Uomini. C'è sempre modo di pareggiare con loro. Devo trovare quella foto. Non può restare in mano loro. Mi vogliono solo spaventare. Lui non oserà toccarmi. Chi intende quell'uomo nella foto? Tu l'hai vista? Forse l'ho vista o forse no. Forse ho visto lui andare verso il bosco o dietro il muro o sotto la casa. Lui è qui in questa casa? Sì, l'ho fatto entrare. L'ho fatto entrare. Lui stava aspettando qui fuori per prenderla, signorina. Signorina Laval. Non c'è da fidarsi dei tuoi occhi indiscreti. Tu credi di sapere tutto, non è vero? Io so perché ha paura. E so quello che ha fatto. No, io non sono una stupida. Non così tanto come lei crede, signorina Laval. Quella lì dovrebbe essere lei. È una specie di biglietto da visita. Cominci a tremare! Sparisci! Mi scusi, signora. Ti nascondi. Dottor Vanille! Dottor Vanille! Dottor Vanille! Dottor Vanille! No, dottore. Guardi che cosa ho trovato. Non so che fare. Il mio contratto non parla di casi del genere. Così lo chiedo a lei. Questo è qualcosa con cui giocare a football? Dove l'hai trovata, Raymond? La signora Vanille me l'ha tirata come se stessimo giocando la finale del campionato. Ma io sono fuori esercizio. Fammela vedere. Questa testa proviene da una serie di campioni anatomici chiusi da tempo in cantina. Come hai fatto ad averla? È quello che cerco di dirle. Ero lì dietro la sua porta mentre badavo unicamente agli affari miei, capisce? Ascoltavo dietro la porta della sua... Non credo rientri nel novero dei tuoi doveri, Raymond. Ma dottore, sentivo provenire delle urla. Deve ammettere che rientra perfettamente nella tipicità della mia professione avere una reazione investigativa. Ma che sto dicendo? Non capisco come questa testa sia potuta uscire dal suo posto. Ho sentito che è stata mandata alla signora Vanille. È stato uno scherzo piuttosto macabro. Non capisco, la porta della cantina è chiusa da sempre. E l'unica chiave la custodisci tu, papà. Lo so. È vero, non ne esiste una copia. Beh... quella cosa non può aver camminato da sola. Hai ragione. Dottore, io sono preoccupato. Di cosa, Raymond? Beh, sa, non lo so, quella testa, l'intera storia in realtà non mi sembra molto seria. Io credo che se per lei fa lo stesso farei meglio ad occuparmi di altre faccende. Non avrai paura, spero, Raymond. Dice a me? Paura?
È solo che non credo affatto che avverrà mai un omicidio in questo posto. Ma che peccato. Se figuri, non è colpa sua, suppongo. È solo che oggi non è il mio giorno fortunato. Grazie, Elizabeth. Scusami, Elizabeth, c'è un altro po' di caffè in cucina? Che ne è stato dei tre galloni che ti ho già dato oggi? Elizabeth, quello di cui hai bisogno è un uomo forte e serio. Un uomo... Perché? Ho già chi mi gira intorno lasciando impronte sui pavimenti. Cos'hai sulle scarpe? Sembrano fili di ragnatela. Cosa sei andato a fare in cantina? O forse in soffitta. Bill Raymond, cerchi di prendere in giro me? Che cosa mi stai nascondendo? Nascondendo? Sì. Chi ti ha dato il permesso di curiosare in cantina? Io ho soltanto fatto il mio dovere. Quale dovere? Cosa hai trovato? Assolutamente niente. Per questo sono così amareggiato. Beh, peggio per te. Stai tranquilla, Elizabeth. Io credo che qualcuno qui si stia solo divertendo. Non vuole fare sul serio. Davvero? Bene, tu aspetta e vedrai. Ascolta, se hai qualche informazione segreta, spero che tu me la dia. Quando tornerò alla sezione omicidi, dovrò avere delle prove per fare la mia bella figura. Sì, avevo paura. Temevo per la mia vita. Sono deluso. Mi aspettavo grandi cose da quell'uomo. Invece non è accaduto nulla. Io penso che potresti ancora aspettarti grandi cose da lui. Ha vissuto in questa casa per molto tempo, quando era un istituto per malati mentali, nevrotici, capisci? Non mi dica. Allora deve conoscerlo bene questo posto, eh? Devi sapere che quando lui era qui, progettò una serie di piccoli passaggi segreti, di modo che le guardie potessero controllare i pazienti di notte. Alla fine prese uno di questi passaggi per il mondo esterno. E più tardi sapemmo che era stato visto in Europa. Ah, l'Europa. È lì che si svolge la vita oggi. Come mi piacerebbe viaggiare. Può darsi che ne avrai l'opportunità un giorno. Non se qui non succederà presto qualcosa che mi renda famoso. Ah, quella Elizabeth. È tutto il giorno che cerco di avere una tazza di caffè. A lei non importa cosa richiede il mio metabolismo. Metabolismo? Che bella parola. Mi chiedo che cosa significhi. Operatrice, mi passi la centrale di polizia. Smettila di infastidirmi. Ma non vuoi che stia vicino a te per proteggerti? Quell'indigo, l'hai visto? È un tipo... Sì, ma chi mi proteggerà da te? Elizabeth, cara. Mia rosa selvatica irlandese. Vivo in attesa del giorno in cui potrò portarti via da qui. Io sarò tuo schiavo e tu godrai di tutte le lussurie della vita. Sarei così felice di lavorare per te con le mie mani, per comprarti macchine di lusso, pellicce e gioielli e vestiti. E servirti la colazione a letto. Che cosa mi succede? Sono impazzito? Sì, e io non voglio più il tuo fiato sul collo finché non mi procurerai tutto questo. Già, hai ragione, ora non posso darti niente. Ma sta tranquilla, mi basterà solo scoprire un omicidio e in poco tempo la mia vita cambierà. Ce la farò, vedrai. Non guardarmi così. Sai, a volte penso che dovrei smetterla di starti sempre appresso. Tu che cosa ne pensi? Penso che tu abbia avuto un'ottima idea. Va bene, ma te ne pentirai un giorno quando vedrai la mia foto sui giornali. Te ne pentirai. Elizabeth, perché non vai ad aprire la porta? Forse quell'indigo vuole entrare. Il dottore non è qui. Fareste meglio a passare un'altra volta. Non sia sciocco. Non dica che non gliel'avevo detto. Chiuda la porta quando esce. Ehi, aspetta un momento. Tu non sei Bull Raymond? Shh, Terry. Vuoi forse rovinarmi? Rovinarti? Vieni qui, Bull. La signorina Carmel.
Molto piacere, come sta? Bene, grazie. Come le è successo di uscire con lui? Simpatico, non trovi? Peccato però che sia un fallito. Ti ho parlato di lui. Bull Raymond. Bill Raymond, se non ti dispiace, Terry Lee o reporter, come ti fai chiamare. Come hai fatto ad uscire con una donna così? Jane Carmel illumina i giorni cupi di un uomo. Signor Bill Raymond. Oh sì, adesso mi ricordo. Terry mi ha detto di quando ha sparato al manichino della sarta. Già, lei pensava di aver visto l'assassino. Invece riempì di buchi il manichino della sarta mentre il vero assassino scappava via. Simpatico. Così è qui che ti sei nascosto dopo che sei stato buttato fuori per quel fiasco, eh? Che cosa ci fai qui? Un uomo non può riscattare se stesso in pace? Io vengo qui a cercare un onesto crimine così da poterlo risolvere e ritornare in polizia. E tutti presenti... Allora, dov'è il corpo, Bull? Bill? Non c'è nessun corpo, e questo è il problema. No, no, puoi dirmi la verità. La verità? Che vuoi dire? Sentiamo, chi ha ucciso chi e perché? Stai scherzando? Vuoi dire che qualcuno è stato ucciso qui intorno? Non mi piace essere preso in giro. Dov'è nascosto, Sherlock? Oh, Terry, hai frequentato la polizia talmente a lungo che... Ascolta, Bill, non ho fatto tutta questa strada solo per farmi una gita. Mentre potrei starmene... È successo che è arrivata una chiamata alla polizia. Proveniva da qui. E mi è capitato di venirne a conoscenza. La signorina Carmel è un'operatrice. E così mi ha informato. Solo che la linea è caduta subito. Allora, fiutata la storia, sono venuto qui per un'esclusiva. Cosa c'è là? È la camera di consiglio dei dottori, ma non c'è nessuno dentro. Ne sono sicuro, sono qui da un bel po'. Apri, diamo un'occhiata. È strano. Di solito qui non lasciano la luce spenta. Entra. Non farlo mai più, potrei uccidere per Addirittura. Questo. Addirittura. Così non è successo nulla qui, eh? Si è rotta. Raymond, tu hai cercato di uccidermi. Ma che dice? Dottore, perché dovrei farlo? Ancora non mi ha pagato l'ultimo mese. Da quanto tempo sta qui? Dunque, vediamo. Stavo facendo una telefonata quando qualcuno... L'ha colpita alla testa e ha strappato il filo. Sì, immagino sia successo proprio questo. Chi sono queste persone? Oh, stia tranquillo, dottore. Le presento Terry Lee e la signorina Carmel del Times. Non vogliamo reporter qui, non è successo niente. Già, dottore. Nessuno ama i reporters, ma tutti leggono il giornale. Ma non è successo niente. Sono caduto e ho sbattuto la testa. Oh, certo. Poi si è rialzato e ha deciso di stendersi sul lettino con quel lenzuolo sopra. Non troverà nessuna storia qui. E ora, se volete scusarmi, ho del lavoro da fare. Dottore, le dispiace se restiamo un po' qui per vedere se non è successo niente? Va bene, potete restare, ma vi avverto, se sarete troppo invadenti o inopportuni, ordinerò a Raymond di buttarvi fuori entrambi. Avete sentito cosa ha detto il dottore? È occupato. Uscite da qui. Probabilmente è un bravo uomo, se preso nel modo giusto. Non vuoi che gli dica che sei stato buttato fuori dalla omicidi, vero? Oh, andiamo, Terry. Tu sei mio amico, lo sai questo. Ti butterei mai fuori? Lo faresti se potessi. Dove possiamo fare una bella chiacchierata? Beh, se vuoi possiamo accomodarci nel salotto. Di qua. Oh, anch'io, caro, anch'io. Sa tutto di tutti e stando con lui io imparo. Oh, davvero? Ma devo solo stare zitta e ascoltare. Sì? Sai, mi mancherai quando mi sarò stancato di te. Ma ricorda, devi solo ascoltare. Certamente, caro. Cos'altro faccio quando esco con te? Siedi. Se ricordo bene, c'era una cantante al Click Club. Si faceva chiamare Laura Laval. Non ha sposato il giovane Ward un paio di anni fa? Io non so niente di questo. Oh, sì che lo sai. Era più o meno il periodo in cui hai avuto quella disavventura col manichino. Sì, ora ricordo, Terry. Hai ragione. Lei era al Click Club e dopo un po' di tempo ha sposato Ward. A causa di una scommessa, vero? Beh, quel giorno stavano dando un party e uno degli invitati sfidò Ward a chiedere alla cantante di sposarlo. Lui pensò che fosse una cosa divertente e decise di farlo. Sì, esatto. Lui era piuttosto brillo e glielo chiese. Oh, com'è romantico! Io adoro queste storie! Silenzio, cara. A-S-C-O-L-T-A. A-S-C... Oh, capito. Beh, comunque andò proprio così. Ward la mattina dopo si svegliò e si ritrovò sposato con lei. Insomma, preso al laccio.
Oh, e vissero felici e contenti. Non importa, è una bellissima storia. Caro, non potresti per una volta alzare il gomito anche tu? Dolcezza, hai mai sentito quel vecchio detto sulle ragazzine? No, qual è? Guardarle, mai ascoltarle. E ora vai a incipriarti il naso. Va bene. Forse è il momento che vada anch'io, devo... Aspetta un minuto, abbiamo appena iniziato. Allora, stavamo parlando di questa cantante che si faceva chiamare Laura Lavallo e che entrò inaspettatamente in questa casa. Signori, vi chiedo perdono. Devo dirvi francamente che finora sono stato ad origliare. Lei è il professor Leonide, ma questo è un raduno. Deve scusarmi, signore. Sembra che lei mi conosca, ma proprio non riesco a ricordarla. Quando è stato? Quando è stato? Oh, professore, è stato tanto tempo fa. Io ero ancora un bambino. Ah, sì? Venne giù il teatro per i suoi trucchi da prestigiatore. Oh. Si ricorda, professore? Fu la sera in cui gli incassi del botteghino sparirono come per magia. Parte dello spettacolo, amico mio, faceva parte dello spettacolo. È un piacere conoscere uno dei miei giovani ammiratori. Terry Lee, del Central City Times. Lei è un reporter? Bene. Lieto di averla conosciuta. Un momento, professore, che fretta c'è? Ha forse paura che io possa tirare fuori qualcuno degli scheletri che tiene negli armadi? Non mi faccia ridere, mio giovane amico. Per stavolta la ignorerò. Ma certo. Questa bella signorina, senza dubbio, è la vostra compagna. Jane Carmel, la mia fidanzata. Davvero onorato. Altrettanto, signore. Onoratissimo. Le suggerirei di prendersi cura di se stessa. Signor Lee! Oh, non ho avuto ancora occasione di dirglielo, signora. Non si preoccupi, glielo dirò io. Tesoro, l'ho incontrata di sopra, così le ho parlato di te. Lei sa proprio tutto di tutti. Molte grazie, cara. Benvenuta nel suo salotto, signora Van Heel. Grazie, ma questo non è il mio salotto. Forse lei non conosce la mia posizione in questa casa. Allora potrebbe dirmi qualcosa al riguardo. Sono prigioniera qui contro la mia volontà. Sono sola e senza amici. Mi dispiace. Perché non chiama la polizia? Non mi hanno fatto niente per cui denunciarli. Ma senza soldi non posso andarmene da qui. Sì, capisco. Stanno cercando di distruggere la mia mente. Attraverso varie insinuazioni vogliono convincermi che abbia fatto qualcosa di terribile e che sarò vittima di un'orribile morte. Ma qual è la verità? Sono innocente, signor Lee. Non ho fatto niente. Il dottor Vanille ha invitato qui questi strani tipi soltanto per farmi sentire ancora più confusa. Intende il professore e quel piccolo? Sì. La prego, deve aiutarmi. Laura, è bello vederti qui dopo i tanti giorni che hai trascorso nella tua camera. Lo sai bene perché rimango sempre nella mia camera. Ward, ti presento il signor Lee del Times, il gentiluomo di cui ti ho parlato prima. Oh, sì, certo. Mi ascolti, signor Lee, non ho alcuna intenzione di andare in prima pagina come quando ho sposato Laura. Sua moglie mi ha raccontato che è tenuta qui sotto costante minaccia. Ma è impazzita. Che le dicevo, signor Lee? Non perdono una sola occasione per convincermi che sono pazza. Posso spiegarle tutto io, signor Lee. Le assicuro che non c'è niente che non vada in Laura per adesso. Ma di certo la sua mente si ammalerà se continuerà a vivere in questo stato di tensione. Esattamente come le avevo detto. Spero che mi creda adesso. Loro stanno cercando di terrorizzarmi. Mi scrivono strane lettere. Mi spediscono teste di manichino. E fanno in modo che io non dorma, che io non pensi. Devo solo cercare di non essere uccisa. Queste sono accuse molto gravi, signori. È una storia perfetta per uno strillo di prima pagina. Sono assurdità. Si oserà scrivere una sola parola. Non sono convinto che siano soltanto assurdità, signor Vanni. Hanno detto che deve mettersi questa benda e scoprirà la verità. No! Che le è successo, dottore? Mi dispiace. Non vorrà dire che... È morta, Remo. Allora seppi che lui era lì. Si sta riprendendo, ma è ancora in stato di shock. Sarà necessario darle un sedativo. E così la farebbe star zitta.
Io vorrei sentirla parlare, dottore. Anche se riuscisse a parlare, sarebbe dannoso forzarla a rievocare il fatto. Lei ha sempre una risposta. Ascolti, non mi piace il suo tono. Se ha qualche insinuazione da fare, la faccia con me. D'accordo, lo farò. Ma preferirei che ne parlassimo di sotto. Le ricordo che non ha il diritto di interrogarmi. Ma se questo servirà a liberarci di lei... Bill, stai qui dietro alla porta e non muoverti fino a che non sarò di ritorno. Certo, certo. Ma chi ci pensa, Elizabeth? Lei non contava proprio nulla qui. Ora lì vorrei vedere le sue credenziali. Si è intrufolato dicendo di essere un reporter. Bene, signor Vanni, se questo può renderla felice, guardi pure. D'accordo, è un reporter. Non capisco come lei e la signorina abbiate saputo dei nostri problemi. Crede veramente a quella storia? Crede veramente che io e mio padre stiamo tenendo Laura prigioniera? Vede, la signora ci ha raccontato che... Sciocchezze. Io sarei felice di vederla andar via. Ascolti, io ancora non ho capito niente, ma sta succedendo qualcosa qui e voglio vederci chiaro. Mi piacerebbe far colpo sull'opinione pubblica con una prima pagina. Già, capisco. O sua moglie è la povera vittima di un complotto ben organizzato al fine di farla diventare pazza, oppure è una donna dalla mente instabile. È lei che ha il fiuto per le notizie. Che cosa ne dice? Dico che mi piacerebbe sapere dove si trova ora quel suo parente. Stia indietro. Chi c'è? Ho il diritto di sapere. Io non vedo niente. Chi c'era? È assolutamente impossibile, non può essere. Cosa ha visto là fuori? Ora ne ho abbastanza. Venga. È nervosa, signorina Carmen? No, affatto. Lo trovo eccitante. Professore, l'ho appena vista là fuori ululare alla luna. Silenzio, sta dormendo. Sei stanca. Dove sei stata? Perché non ti comporti normalmente? Così fai aumentare i sospetti su di noi. Ah, davvero? Che cosa ho fatto? Perché non ce lo dice lei? Ancora nessuno è riuscito a farla tacere, signor Lee. Che peccato. Non è facile farmi tacere, professore. Ci vuole anche di più di quello che ha fatto a lei. Sta forse insinuando che io ho a che fare con lo sfortunato decesso di questa ragazza? Lei si comporta in modo strano, professore. Il signor Vanni stavolta ha ragione. Lei ci sta confondendo. Sto facendo del mio meglio. Per chi lavora e dove vuole arrivare? Sto saldando un debito, signor Lee. Un debito contratto qui moltissimi anni fa. Ora ne sa più di quanto ne sapeva prima. No, ma sto cominciando a farmi un'idea. Ad ogni modo, come sta la sua deliziosa fidanzata? Spero che non le sia successo niente. Starebbe davvero benissimo adagiata qui sopra. Ascolti, forse io non sono stato molto saggio nell'aver portato qui Jane, ma se osa fare a lei... Perché insiste nel ritenere me il malvagio? Ora la lascerò essere il mio testimone, signor Lee. Io sono qui e il rumore veniva da sopra, giusto? Raymond, cosa è successo? Là dentro, Terry! Va là dentro, presto! Laura! Jane, svegliati! Svegliati! Oh! Oh, Terry! Dimmi che è successo. Oh, caro! Fammi pensare, tutto è diventato nero. Sì. E poi ha cominciato a parlare. Chi ha cominciato a parlare? Non lo so, quella cosa. Ascolta, cominciamo dall'inizio. Stavi qua col dottor Vanille. Sì, e lui ha fatto una puntura alla signora con un ago lungo così. Ah, lascia perdere questo. D'accordo, poi ho detto mi dispiace per la signora Vanille. Va bene, dov'è lei adesso? Chi? La signora Vanille. Oh, già, dov'è andata? È quello che ti ho chiesto, Jane. Beh, lei era qui prima, il dottore è andato via. E cosa è successo? Ecco... Oh, sì, è entrato Raymond. Ah, voi due nella stessa stanza nello stesso momento. Come comunicavate? Con linguaggio dei segni? Oh,
lasciami stare. Sai solo prendermi in giro. Non volevo trovarmi qui, non l'ho chiesto io. Sì che l'hai fatto, cara. Ricordi, dicevi che volevi vedere com'era la vita di un reporter. Si ricordi, signor Lee, non ci si deve aspettare troppo da certi tipi di mentalità. Tu sta zitto, Bill. Mi ricordo di quando non sapevi fare neanche una X. Oh, caro, voglio andare a casa. Non andremo a casa finché non otterrò una storia. Perché? Tu non puoi capire, cara. Sì, invece, perché dobbiamo ottenere una storia, ma a chi importa? Oh, ti ha fregato, amico. Va bene. Dimmi cosa è successo a te. A me? Tu mi hai detto di stare dietro alla porta. Ero seduto lì fuori. Bene, lei era dentro alla stanza e tu fuori. Poi arrivò quell'odore. Era un profumo delizioso. Non era Elizabeth. Era dolce e penetrante, come una forte spezia. E io mi sono sentito stordito. Oh, molto stordito. Ero in suo possesso ormai. Eppure sono convinto che sia proprio da queste parti. Ah, le 12. Non farò in tempo per l'edizione di domani. Cosa ti fa pensare che ci sia qualcosa dietro quel muro? Ho il preciso sospetto che il professore conosca più di un trucco per sparire. Vorrei che Elizabeth fosse qui. Potrei chiederle un caffè. Beh, è nello studio del dottore. Perché non glielo chiedi? Povera Elizabeth. Io le avevo detto che avevo bisogno di un omicidio, ma non volevo che accadesse proprio a lei. Perché non mi aiuti a cercare? Ho fatto il giro della stanza 3 volte, Terry. Quello che non riesco a capire è come mai il professore era qua giù mentre tutto succedeva di sopra. Semplicemente potrebbe essersi fatto aiutare da un complice. Oh, Terry, ti prego, pensiamoci domattina, eh? Cosa è stato? Svegliati. Qualcuno ha aperto la porta d'ingresso. Questa è la più breve notte di sonno che abbia mai avuto. Va bene. Adesso che sei riposato, cerchiamo di capire che cosa è successo. Senti, potrebbe avere qualcosa a che fare con quella foto che Elizabeth ha trovato nella stanza della signora. Quale foto? La foto di una coppia con indosso 2 maschere, come quella che abbiamo trovato. Proprio come quella. Dov'è la foto ora? Ce l'ha il giovane Vanni, credo. Siamo al punto. Dove è andato il signor Vanni da quando sua moglie è scomparsa? Ah, lui e il suo vecchio staranno dormendo. Loro hanno un po' di buon senso. Ho già controllato. Non hanno dormito nei loro letti stanotte. Svegliati! Mi rifiuto di rispondere poiché questo potrebbe incriminarmi ed io... Il mio inconscio, scusami. Per favore, Bill, cerca di stare sveglio per un po'. Ora, dimmi, cosa è successo dopo che hai sentito quel forte odore nel corridoio? Oh, era così delizioso, delizioso. È tutto quello che ricordo. Il dottor Vanni aveva già lasciato la stanza di Laura, vero? Sì, è uscito di lì dicendomi buonanotte. E poi ha detto che le aveva dato del sedativo, che si sarebbe preso cura di lei l'indomani e quindi è andato via. E poi ti sei addormentato. Sì, no, mi sono solo appisolato. Mi sentivo stanco. Come adesso. Il suo caffè, signore. Terry, questo è uno sporco trucco. Non stare davanti alla finestra. Perché? Dai un'occhiata. Allora? Cosa vedi? È il professor Leonide. Davvero? Forza, va fuori. Chi, io? Sì, tu. Io starò qui a badare a Jane. Perché non rimango qui io a guardare te che vai fuori? Oh, magnifico, a vigilare come hai fatto di sopra. Che c'è? Hai paura, forse? Sì. Stai lì a tremare come una foglia, ma non ti vergogni di te stesso? No. Invece dovresti. Coraggio, Bill. Questa è la tua opportunità di riabilitarti.
Non dovevi dire quella parola. Andrà tutto bene. Non c'è niente di meglio di una pistola in situazioni come queste. Elizabeth! Oh, amore, ma non eri morta. Con chi stai parlando? Con la donna che amo. Mio piccolo angelo, ti prego, cerca di parlarmi. Non può sentirti. Cosa ci facevi là fuori? Tu ormai sei morta. Rimani ferma qui, tesoro. Io devo andare ad agguantare quell'uomo. Oh, Gesù! Cosa stai cercando di fare, Elizabeth? Devo andare ora. Elizabeth! Sii ragionevole, ti prego. Se non collabori, non ci ritornerò mai alla centrale. Non importa, Raymond. Prenditi cura di Elizabeth. Elizabeth? Già. Non appena ho aperto la porta, lei mi è caduta dritta fra le braccia, come se avesse qualcosa da dirmi. Lo senti il profumo che emana? E pensare che questo fiore una volta era vivo come te e me. Riportala nello studio di Vanny. Che cosa ci fa in giro? Dovrebbe essere un cadavere. Che facciamo con quell'uomo là fuori? Lascia perdere. Ah, l'hai trovata? Non sapevo che si fosse persa. Mi sono accorto che non era più nel mio studio. Potresti riportarla lì? Cosa vuole fare? Sì, dottore, che cosa ha fatto? Ho girato tutta la casa senza trovarla. Non le credo. Se lo avesse fatto, mi avrebbe trovato. Raymond, vuoi farla stare in quella posizione ancora molto a lungo? Perché? Che cosa può fare? A me sembra che sia un perfetto cadavere. Portala nel mio studio. Ah, dottore. Potrebbe non essere una novità per lei, ma sua nuora è scomparsa. Oh, è terribile. E ovviamente lei pensa che io sappia dov'è. Vero, signor Lee? Non sembra sorpreso di quello che ho detto. Quando ottieni qualcosa per la quale hai tanto pregato, accetti la fortuna senza farti domande. Credevamo che lei sarebbe stato in grado di darci spiegazioni. Va bene, Raymond. Lasciala qui. Non ha assolutamente nulla di grave. Eh? E io mi sarei consumato dal dolore per niente? È un profondo sonno ipnotico, questo è tutto. Ma perché? Perché, dottore? Chi è stato? Posso supporre che dovesse obbedire a certi ordini che le sono stati impartiti. Se questo è vero, perché allora l'ha dichiarata morta? Avevo le mie buone ragioni. Mi dà una buona ragione per la quale continua ad andare in giro dopo essere stato colpito? Signor Lee, è così sicuro di aver visto quello che pensa di avere visto? Non sono cieco, ma in realtà mi confonde un po' questo manicomio. Sa, dottore, il mattino non è molto lontano. E quando arriverà la polizia dovrà dargli delle spiegazioni. Lei c'è dentro fino al collo. Per domattina speriamo che non siano necessarie spiegazioni. Vedrà che tutto si chiarirà da sé. Povera bella addormentata. Non crede che Elizabeth sia un po' debole di spirito e che lui l'abbia scelta per eseguire i suoi ordini? Non è così semplice, Raymond. Se Leonide fosse qui, risolveremmo subito ogni cosa. Cari signori, è una mia peculiare sventura trovarmi sempre nel posto giusto quando qualcuno ha bisogno di me. Come posso aiutarti, cugino Joseph? Professore. Non mi faccia domande, amico, e non sarò costretto a mentirle. Potresti rimediare ad una malignità che è stata fatta a questa ragazza? So che puoi aiutarci se vuoi. Potrei, mio caro Joseph. Ma vi assicuro che non ho la minima intenzione di sfidare l'essere maligno che si aggira in questa casa. È una questione di tutela personale. Io non ho niente a che fare con il suo stato di ipnosi. Ritengo che abbia già adempiuto agli ordini dell'ignoto e che lui ormai non abbia più bisogno di lei. Tuttavia, mio caro Joseph, devi scusarmi. Solo un minuto, aspetti. Mi chiedo cosa accadrebbe, professore, se in coincidenza con la sua improvvisa visita
qualcuno andasse a scavare nelle vecchie storie e scoprisse di quando raggirò il dottor Vanì e poi scappò via. Non mi farò ricattare, signor Lee. E le voglio ricordare che lei è un uomo troppo giovane per esporsi così al rischio. E mi piacerebbe sapere, se non le dispiace, dove ha ottenuto queste informazioni. È del tutto impossibile che lei sia a conoscenza di fatti accaduti 20 anni fa. Ho la memoria di un elefante. Una volta che ho sentito, non dimentico. Sono arguto, professore. Dovrete ammetterlo tutti prima del mattino. E ora, dottore, vorrei annoiarla con qualche domanda. Non avrei niente in contrario se soltanto sapessi che cosa sta cercando. Cominciamo con quello che è successo intorno a mezzanotte, quando ha somministrato a sua nuora quel sedativo, come lei l'ha chiamato. Sta insinuando che io abbia a che fare con la sparizione di Laura? Perché continua a evitare il problema? Dovrà confessare quando arriverà qui la polizia. Voglio farle notare, giovanotto, che lei mi sta accusando in modo grave. E io mi rifiuto di risponderle. Senta, io voglio i fatti e li voglio ora. Finiamola con questa pagliacciata. Ascolta, Bill, tu sei un poliziotto e vorresti tornare alla omicidi. Aiutami a far parlare il dottore. Sa molto più di quello che dice. Oh, certo, io ti aiuterò, Terry, ma prima facciamo rinvenire Elizabeth. Può darsi che lei possa dirci qualcosa. Sì, signor Lee. Lei mi dà l'impressione di non essere molto ansioso che Elizabeth riprenda conoscenza. Che cosa sente, dottore? Il suo cuore è ancora molto affaticato. Qualcuno le ha impartito degli ordini telepatici. Ehi, potrei imparare a farlo anch'io. Supponiamo che Elizabeth sia in cucina. Potrei telegrafarle il mio desiderio di caffè, eh? Forse un giorno, quando ne avremo il tempo, ti insegnerò i principi dell'ipnosi. Oh, grazie. Mio caro Joseph, insegnare i principi dell'ipnosi non è così semplice come vorresti far credere. Tu sai che richiedono un lungo e paziente studio. Ma io affronterò la furia dell'ignoto, perché vedo che lei è realmente innamorato di questa donna. E solo per il suo bene, solo per il suo bene, userò la mia conoscenza. Oh, sì, grazie, professore. Lei è un grande. Svegliati. Svegliati. Elizabeth, tesoro. Tieni le tue manacce a posto. Che cosa hai da fissarmi? Professore, la rimetta a dormire. La preferivo prima. Dimmi che cosa mi hai fatto. Io? Che cosa ti ho fatto sì, io? Sì, avanti, rispondimi. Mi insegni quel trucco ipnotico. È la mia unica possibilità. Mi dica, Elizabeth, cosa è successo? Beh, non credo di ricordare. Sembra tutto come un sogno. Ha visto qualcuno? No. Ma mi ricordo bene di un profumo, di un odore dolce. Sì, vada avanti. Terry! Terry, caro! Oh, Terry! Sì, Jane, che c'è? Oggi è Halloween? No, non lo è. Allora perché c'è quella faccia verde alla finestra? Cosa? Sì, come quella che ho visto nella stanza della signora. Tu hai visto una faccia verde nella stanza della signora? Certo, caro, quella che le era stata spedita. Volevo dirtelo, ma tu sei sempre così irritabile. Sì, cara, io sono irritabile. La tua mente è meno affaticata ora che ti sei riposata un po'? Ma che brava ragazza. Ora, coraggio, dimmi che cosa è successo. Oh, non aggredirmi così. Ora ti dico cosa è successo. Eravamo nella stanza e la signora stava andando a dormire e mi ha detto: oh, toglimi questa benda. Io ho detto: quale benda? E lei: oh, non spararmi, io non volevo farlo. E poi la stanza è diventata terribilmente buia. Credo che qualcuno avesse spento le luci. Ecco, proprio così. Continua, stai andando bene. Allora... Sì, le luci si erano spente e poi... E poi la stanza è diventata buia. Sì, questo l'hai già detto. Cerca di ricordare. Hai visto una maschera verde, vero? Oh, è venuta fuori dall'armadio. Come una falena. Sì, tesoro, come una falena. Oh, sei così intelligente. Era proprio come una magnifica falena che volava. Ti prego, non stordirmi ancor più di quanto lo sia già. Ora raccontami il resto. Non so come abbia potuto dimenticarmene, che sciocchina. Tu l'hai vista? Ti eri nascosto nell'armadio, non è così? No, non ero nascosto nell'armadio. Ora, Jane, ti prego, sii te stessa. No, voglio dire, non essere te stessa. Ma rilassati, eh? Rilassati. Signor Lee, aspetti un momento. Lei dove si trovava? Non era di sopra?
No, io ero di sotto a parlare con suo figlio. A proposito, lui dov'è ora? Eccomi, signor Lee. Che posso fare per lei? La vuoi smettere? Mi stavo ascoltando da qui fuori. Non ha ancora risposto alla domanda di mio padre. Andiamo, stia calmo, stia calmo. Lei dove è stato per tutta la notte, signor Vanille? Ovviamente non sa nulla della sparizione di Laura. Oh, la scongiuro, gli dica dov'è, voglio andare a casa. Ho tanta fame. Silenzio, fate tutti silenzio. Laura! Ma che succede? Non farlo! Laura! Lasciala stare, è sotto ipnosi. Signore e signori, è stata una notte eccitante e voi tutti meritate qualche piccola spiegazione per gli strani avvenimenti. L'uomo che sta parlando è da qualche parte dietro ai muri, vero? Sei perspicace, Sherlock. Vi presento la compagnia di Laurette e René, come si esibivano con successo alla Chambre Verte di Parigi. Certo, la maschera, la foto. Mademoiselle Laurette. Adesso ho capito chi è lui. Mademoiselle Laurette si metterà una benda sugli occhi, con la quale potrà vedere la verità nascosta. Molto bene, René, molto bene. Proprio come ai vecchi tempi. Qualcuno del pubblico vuole rivolgere domande a Mademoiselle? Oh. Fa silenzio. Coraggio, signor Lee. Lei ha posto così tante domande fino ad ora. Sto pensando, amico. Non possiamo tenere Mademoiselle in questo stato molto a lungo. Ha subito un forte stress emotivo ultimamente. Quindi farò le domande io stesso. Sì, René, sono ai tuoi comandi. Hai paura adesso? No, sono del tutto tranquilla. Mi dirai la verità? Sì. Vennero a riferirmi che il mio partner, il magico dominatore di incantesimi, era una spia, ma che non potevano trovarlo. Mi promisero 1.000.000 di franchi se gli avessi fornito le prove. Ora sapremo tutto. E tu gli desti le prove che volevano? Sì. Lo portarono via per ucciderlo? Sì. Cos'era per te l'uomo che hai tradito? Quell'uomo che vendesti al nemico per denaro? Lui era mio marito. Quando ti dissero che quest'uomo stava per essere giustiziato, tu gli mandasti un regalo per i suoi ultimi momenti prima dell'esecuzione. Che cos'era? Era una sciarpa verde per i suoi occhi. Come quella che stai indossando ora? Sì. Perché gliela mandasti? Quella era la mia sciarpa. Volevo che lui sapesse che ero stata io a tradirlo. Lui era buono e gentile. Ma io lo odiavo per il potere che aveva su di me. Capisco. Questa è la tua unica difesa, l'odio. Credevi fosse stato fucilato e te ne andasti in America. Pensavi di essere in salvo. Poi scopristi che lui era vivo e che voleva vendicarsi. Grazie, Mademoiselle Laurette. Puoi anche toglierti la benda ora. Che cosa vedi sulla stoffa della benda? Vedo un buco. Sì. Cos'altro, Laurette? Cos'altro? C'è del sangue. È sangue. Sono tornato. Sono qui. E avrò la mia vendetta. No! No, non toccarmi! Ah! Va a vedere fuori, sotto la finestra. Sì, ha avuto la sua vendetta. È vissuta nel terrore che lui la trovasse. Solo un momento, signora. Lei non va da nessuna parte. Bene, tu non sembri la signora William. Avanti, vieni con me. Andiamo, vuoi che ti colpisca? Entra. Ehi, Terry, vieni. Dai un po' un'occhiata. Ecco il tuo uomo. Finalmente ho trovato un assassino. Ti sbagli, io non ho toccato nessuno. Molto bravo, hai mantenuto la tua promessa. Tu non l'hai toccata. Ma è morta, non è così? E starai qui finché non scopriamo cosa l'ha uccisa. E lei, professore, sembra che sappia un po' troppo. Quindi trattengo anche lei. È così che si fa, Bill. Bene, professore. Vedo che voi due vi conoscete. Sì. René era il mio assistente. Gli insegnai tutti i miei trucchi. Poi lui si mise in proprio ed ebbe successo.
Anni dopo ci incontrammo in un campo di prigionia ed eccoci qui. Il mondo è piccolo, signor Lee. È davvero piccolo il mondo. Terry, questo è il posto dove danno le licenze di matrimonio? No, questo è l'obitorio. Oh, caro, mi porti sempre nei posti più carini. L'obitorio? Oh. Sta ferma qui, cara, e nessuno ti metterà in frigo. Oh, ma Terry... Dottore, niente da aggiungere alla storia dell'anno? Chi è questo René? Era suo marito. L'aveva tradito per denaro pensando che i nazisti l'avrebbero ucciso, ma lui è sopravvissuto. Senta, dottore, è stato un omicidio. Ho finalmente un'opportunità. Di cosa è morta? Manderemo un rapporto alla polizia. Lo dica prima a noi. Dottore, parli, non ci tenga sulle spine. Non è stato facile, ma ci sono arrivato. Non c'erano segni di violenza sul corpo né tracce di veleno all'interno. A quale conclusione porta questo? Già, cos'è successo? È stata letteralmente spaventata a morte.